primo ottobre sono entrati nelle case spaccando le porte, entrando dal tetto sopra, e la gente si è spaventata, era di notte. Qualcuno ha tentato di fuggire, perché è sempre fuggito dalla situazione così. Hanno sparato, quindi c'è gente che è sparata il primo giorno, c'è gente che è ferita scappando, e quelli che sono riusciti a raccogliere sono circa 5.000 persone, li hanno chiusi in Libia, in quei centri che veramente non possiamo definire centri. 6 uccisi, feriti tantissimi, e non sappiamo quanti, veramente esattamente quanti sono morti. Da 20 giorni che fanno proteste, perché stanno per strada, non hanno posto dove devo andare. Stanno chiedendo al UNHCR e al governo libico di trovare un posto dove stare, più di aprire il corridoio umanitario, perché qualcuno è, siccome per esempio gli eritrei sono molti rifugiati, e quindi hanno anche, come dire, il diritto di essere ricollocati nei paesi terzi. E queste violenze adesso la stiamo vedendo in Libia, non perché solo i libici hanno questa responsabilità. Anche l'Italia come primo paese ha una gran responsabilità, perché si sta succedendo davanti all'Italia, davanti alla porta. Però siamo venuti oggi perché è diventato troppo. In Libia quante volte siamo stati zitti, anche se l'hanno ucciso tantissime persone, non abbiamo detto niente, perché sappiamo che la Libia non ha un governo, non risponde, non rispetta i diritti umani. Eravamo abituati, adesso invece è diventato troppo.